Invitano mai in trasmissioni TV? Sì, sono stato diverse volte una mattina con giurato, proprio per i pirati, e per un altro film sempre o per Johnny Depp o per Colin Farrell, e anche una volta per Ben Affleck, sì, però ecco, a una mattina, che poi tra l'altro ho scoperto che ha è visto da tantissime persone. Mi ricordo una cosa, un esempio carino. Avevo portato a scuola mio figlio la mattina, ed ero stato il giorno prima, ero stato ad una mattina in trasmissione per Johnny Depp, i pirati. Se no che lo vado a prendere a scuola il giorno dopo, e vedevo che tutte mi guardavano. Tutte le maestre, ah, l'abbiamo vista, l'abbiamo vista, e c'era mio figlio, che è carino perché faceva papà, ma tutti che mi dicono stamattina che ti hanno visto, che ti hanno visto. Quindi è stata. E lì ho scoperto che è una trasmissione Sì. seguitissima, poi presto, perché è la mattina presto. E sì, però sì, anche in radio, spesso in radio, Però, interviste radiofoniche. avendo, cioè, senza, avendo una bella voce, un bel aspetto, non ti hanno mai Grazie. proposto film, telefilm? Sì. Io L'hai fatti dei film veri? sì, ho lavorato come attore di persona, ho fatto uno sceneggiato che avevo 9 anni e feci interpretai Enrico Schliemann, l'archeologo tedesco da piccolo. Si chiamava L'uomo, la scoperta del tesoro di Priamo. E con la regia, mi ricordo, di Mino D'Amato. L'uomo del tesoro di Sì, la Priamo. scoperta, sì, L'uomo del tesoro di Priamo. E poi ne feci un altro, che era un pochino più grande, avevo 15 anni, e lavorai insieme ad Alfredo Giannetti, e feci questo sceneggiato che si chiamava Un paio di scarpe per tanti chilometri. E i protagonisti eravamo io e un bambino di Napoli più piccolo. Era la storia di questi due ragazzi che giravano al mondo, erano tutti e due orfani. Ed era andato anche benissimo, che mi ricordo che ebbi molto successo, soprattutto in Svezia, erano tutte le lettere delle ragazze svedesi, no, era andato molto bene, solo che poi c'è stato un problema, diciamo di livello pratico, nel senso che essendo doppiatore, quando firmai il contratto, ovviamente mi sarei doppiato da solo. E invece il regista fece di nascosto, iniziò il doppiaggio e mi fece doppiare da Fabrizio Bentivoglio, che all'epoca aveva già 30 anni, e quindi la sua voce da trentenne sul volto mio di quindicenne. E quindi io però lo venni a sapere tramite i colleghi. Dice: guarda che stanno doppiando, ti stanno doppiando. Dico: come stanno doppiando? Quindi sai queste cose come vanno, no? Io ho messo. Siamo stati un po' in causa con l'avvocato, le cose qua e di là, e questa cosa mi ha un pochino. Ti apprezzo visto che stai doppiando tre telefilm che preferisco, tra cui Lost, Prison Break Ah, e Heroes. Heroes, sì, come Adesso non so se è una cosa vecchia o ancora ci stai lavorando. no? Beh, sono finite tutte queste serie. Tranne Lost, lo sto continuando Lost l'ho fatto proprio l'altro giorno. Di queste tre sto continuando solo Lost, però sì. Perché Heroes, il mio addirittura non c'è più, lo fanno morire, credo. Oddio, adesso ho detto. No, non lo so se vi, però No, comunque dai, no, per il momento non c'è. no, poi è particolare, non so se qualcuno ti avrà fatto anche delle battute riguardo al tuo cognome e al fatto che spesso doppi persone di colore. Sì, no, diciamo che no, attori di colore, perché ovviamente la mia voce si presta come tonalità, spesso gli attori di colore hanno delle tonalità, hanno una voce grossa, calda, c'è un po' questa cosa che comunque l'attore di colore deve avere la voce bella, piena, calda, però no, devo dire, non credo ci sia nessuna. Faccio sia da attori bianchi, attori di colore, anche se devo dire attori di colore, ecco, mi sono capitati, la cosa più bella che mi ricorderò sempre, in Scooby-Doo, io facevo
il mago che era un attore di colore, no? Ed era una parte, era un carattere, però mi sono divertito tantissimo. Poi parlavamo prima del tuo ruolo in Daniel LaRusso, di Karate Kid. Io sinceramente, sentendoti adesso, non ti avrei riconosciuto. No, ma ero piccolo, l'hanno fatto un tempo fa in televisione. Anch'io sentendomi rimango un attimo, che mi capita di sentire cose che ho fatto quando ero piccolo, addirittura non lo so, la Pemaia, io ero Lapetto, ero Willy della Pemaia, e adesso mi risento, dico oddio mio, ma ero io quando ero piccolo. Sì, fa effetto, soprattutto i Karate Kid, poi è stato uno dei lavori comunque che ricordo con più affetto, era una cosa che mi è rimasta comunque dentro. E mi dicevi anche che proprio scherzi ancora con Giorgio Lopez, sì. Per la collaborazione. Siamo a Giorgio sempre, quando ci incontriamo lui mi fa, io gli faccio, maestro Miyagi, perché tu andare a pesca e io dai cera, togli cera, dai cera, e lui mi fa, Danielson, tu devi avere equilibrio. No, è un giochetto che facciamo sempre. E comunque uno degli spettacoli più importanti che hai fatto è stato sicuramente I Pirati dei Caraibi, che ha avuto molto successo. Sì, a livello di successo sì. Sì, sicuramente è stata questa serie dei pirati, sì, sicuramente è stata. Però a livello di magari di altri film, che ne so, Jack lo Squartatore, ecco, è stato uno dei film più difficili da fare, diciamo, perché comunque era molto particolare questo ispettore, mentre nei pirati sì, è difficile, come è stato difficile La Fabbrica di Cioccolato e tanti altri, perché il rischio anche nei pirati era quello di cadere nella macchietta, nel ridicolo, mentre comunque lui sì, è giocarellone, è strano, però è sempre il capitano Jack Sparrow, quello. Quindi la recitazione, devo stare molto attento a non cadere solo nella macchietta, diciamo. Mi è capitato di parlare con molti del successo che ha avuto Dottor House. Sì. Spesso ha fatto puntate su Matrix parlando solo del Dottor sì. House, usano Dottor House per fare spot programmi Mediaset, sì, sì. Quali là. Mai che avessero citato o invitato Sergio Di Stefano in una trasmissione, anche solo. Ed è strana questa cosa? Sì, effettivamente è un po' strana, infatti ti dicevo, l'unica trasmissione che fa queste cose è proprio Uno Mattina, Luca Giurato, lui fa spesso, invita spesso i doppiatori per le cose. Gli altri motivi non li so, forse. Non lo so, malignamente ti potrei dire, non ci vogliono dare visibilità, malignamente, però sì, sinceramente non lo so. Secondo te, se venisse realizzato un programma dove solo sui doppiatori, dove si intervistano i doppiatori, avrebbe successo? Sì, secondo me avrebbe un grandissimo successo, proprio perché so quante persone invece ci seguono, dai miei fans, che ringrazierò sempre, perché comunque io tengo molto a loro, perché sono loro la mia soddisfazione, quando ecco poi l'incontro e vedo la gioia che hanno, che è vera, la tocchi, questo mi fa piacere, quindi cercherò sempre di migliorarmi soprattutto per loro e poi per me stesso, però sì, secondo me avrebbe un grandissimo io successo. Io spesso racconto sempre che come... quando scrivo articoli mi chiedono delle mie varie vicissitudini con i doppiatori, a volte mi viene da dire che quasi ringrazio che siano poco conosciuti, perché sono più disponibili, perché sicuramente se persone di solito che vanno in televisione sì. Aumenta la popolarità, è molto più difficile raggiungerli, avere il loro recapito, sì. Per esempio immagino che Luca Ward adesso avrà una tale popolarità che... Ma conoscendolo da tanti anni ti posso dire di no, lui comunque è sempre rimasto una persona disponibile, per come lo conosco io, insomma, non credo
Ma sul fatto, no, non credo, sai, credo, penso sia una questione di carattere, non è che per il fatto di essere poco conosciuti allora c'è questa voglia, perlomeno io ti parlo di me, ti posso dire di colleghi che conosco molto bene, non è per quello, anzi io ti dico, è una cosa che ultimamente, ecco, mi sono capitate queste interviste, andare una mattina, spesso prima neanche ci andavo, io amo dimostrare sullo schermo quello che valgo. Preferisco stare un po' dietro le quinte, Te avevi insomma. visto la versione precedente di Willy Wonka, la fabbrica di Sì, cioccolato? l'ho vista. L'ho E vista e certo, sai, secondo me non si possono fare paragoni. Sono due. Quel film viene proprio da un altro periodo storico del doppiaggio. Viene comunque da un ottimo doppiaggio, perché in quel periodo, fino a 25 anni fa, il discorso che ti facevo prima della qualità, prima ogni cosa si faceva veniva curata benissimo, anche la battutina, qualsiasi, la più piccola cosa, venivano chiamati attori di spessore per farla, cosa che oggi non avviene. E comunque no, secondo me non si può fare un paragone tra, sono due momenti diversi, due attori completamente diversi. E se dovessi scegliere tra i tanti film che hai fatto, ce n'è uno in particolare che ricordi con più affetto? Sono tanti, perché mi piace tutto quello che faccio, mi entro talmente dentro all'attore, mi appassiono al film, che addirittura quando finisce mi sento come vuoto. Quando finisco un film o una cosa mi sento come se mi mancasse qualcosa, dico, e ora come faccio? Però no, diciamo, ti potrei dire, guarda, un film a cui sono affezionato, sicuramente Belli e Dannati, dove doppiavo un grandissimo che era River Phoenix, sarebbe diventato il nuovo James Dean. E quel film lo ricordo con affetto, anche perché comunque era molto, molto difficile da fare, interpretare questa parte di questo ragazzo che soffriva di narcolessia. E non era semplice, però è anche un film allo stesso tempo che aveva una poesia. Sì, quello, però ti ripeto, come tanti altri, sarà che mi affeziono troppo a quello che faccio, però sì, ce ne stanno, insomma. E tu si può dire che sei una voce abbastanza ufficiale di Johnny Sì. Depp, però ogni tanto viene cambiata, addirittura è il tuo cugino, mi sembra. Adesso no, tempo fa, diciamo adesso lo sto facendo sempre io, però sì, diciamo, prima lo faceva mio cugino Riccardo, e poi niente, ho iniziato a farlo io dopo un provino che feci tanti anni fa. Mi ricordo il film era L'uomo che pianse, e da lì in poi, diciamo, quasi oggi, fino ad oggi, poi quello che succederà domani non lo so, però fino ad oggi sì, insomma, ormai dovrebbe essere una cosa acclamata, diciamo. Ma secondo te, al giorno d'oggi, c'è molta collaborazione tra i doppiatori? Oppure se un film viene assegnato a una certa casa di doppiaggio, preferiscono tenere, gli attori, che ci sono nella casa di doppiaggio senza chiamare persone esterne? Purtroppo ce n'è poca di collaborazione, altrimenti sì, potremmo sistemare diverse situazioni del doppiaggio. No, se portano i film, io poi sai, sono libero professionista, cioè lavoro con tutte le società, non sono socio di nessuna società di doppiaggio, quindi certo se portano il film in un'altra società, in genere mi hanno sempre chiamato anche in questi casi, però sì, può capitare anche che se in questa società c'è un attore che magari l'ha doppiato 4 volte o 3 volte, potrebbe anche certo succedere, giustamente, perché io non ho nulla in contrario comunque, perché comunque se è socio è giusto che
dando la priorità a quella società, quindi magari non lavorando con altre persone, è anche giusto che lavori, insomma. Però può capitare invece anche che la produzione dica sì, il film lo diamo a voi, però vogliamo lui. Capita anche questo, insomma. E ho sentito che secondo alcuni c'è l'ipotesi che le major americane preferiscano che una certa voce non si leghi troppo a un attore, in modo tale che il doppiatore non possa pretendere si leghi al personaggio e non possa pretendere sempre più soldi. È possibile, ma non credo sia tanto una cosa americana. Non penso. Io personalmente non credo. Insomma. Perché di solito il pubblico italiano non mi sembra in America così poverini. Ci rimane male il pubblico italiano quando ci sono questi cambiamenti però, di voce. Però non ha voce in capitolo. Sì. Con chi protesta? Beh, però mandare delle mail, possono mandare, anzi, mandate tante mail di protesta. Però non al doppiatore, mandatelo alla società dove è stato cambiato il nome. O alla produzione. Essendo il pubblico quelli che pagano il prodotto, appunto, dovrebbero avere voce in capitolo. C'è quella produzione, ecco, scrivete al sito di quella produzione e protestate a loro, con loro. Secondo te, come dire, si stava meglio quando si stava peggio, era meglio il passato? Sì, secondo me si stava meglio prima, si lavorava meglio prima, c'era più qualità, proprio perché non c'era, eravamo pochi. E quando poi si è iniziato ad avere tante società, tantissime di doppiaggio, tanta gente, lì si crea, nasce la confusione, nascono purtroppo, non c'è più una linea da seguire, quindi ognuno fa un po' quello che vuole. Ma no, guarda, più o meno io ho visto che in tanti anni ci sono sempre stati i cari di lavoro, ci sono sempre stati i periodi dove ce n'è meno, poi ce n'è di più. Credo sia solo un caso, non credo sia determinato dal fatto di che ci siano più società o più. È sempre stato così, sono sempre stati dei momenti dove ce n'è di meno e poi arriva tutto insieme, non sai neanche come fare. Ci sono sempre stati questi momenti, diciamo. C'è una piccola crisi dei telefilm, tipo Prison Break, che pur essendo un bel telefilm va in onda in prima TV in seconda serata su Italia 1, e molti attribuiscono questa crisi al fatto che, adesso non so bene Prison Break, ma soprattutto Lost e Heroes, a volte prima vanno sul satellite, poi ormai con la tecnologia che c'è adesso vengono distribuiti su internet, sì. Quando arrivano nella TV chiaramente c'è molto meno pubblico. Certo. Perché ormai tutti l'hanno già visto doppiato. Sì. Questo vi crea problemi o è un problema più delle... Ma a noi non crea problemi. Noi una volta finito il prodotto non ci crea problemi. Certo, può dispiacere. Spesso alcuni telefilm o alcune cose che facciamo vanno in onda con degli orari sbagliati, ecco, diciamo, la causa può essere anche questa. Se tu metti un telefilm a un orario che ha poco, anche se è bello, è fatto bene, ma se lo metti in una fascia che ha poca utenza, è chiaro che questo poi determina, no, l'audience del telefilm o meno. Secondo me è anche una questione di un po' come nei film, quando se li fanno uscire in periodi sbagliati, per esempio adesso ci sono tutte queste uscite estive, no, che fanno queste preuscite. Secondo me, poi ecco, il film sta in sala una settimana ed è finito, e poi lo tolgono. Anche questo è un po' il problema, secondo me. Tu, comunque, la tua carriera ha avuto molto successo. Sì. Come speranze per il futuro, c'è qualcosa che vorresti fare? Mi piacerebbe fare una cosa al cinema, come da attore, diciamo. Quello sì, quello è un sogno mio. Perché in televisione ho lavorato, ho visto come funziona, ho fatto. Cinema sì, mi piacerebbe fare una cosa al cinema, come attore, quello sì, anche una parte piccola, però quello mi piacerebbe, questo è, diciamo, è un sogno, sì. Allora, voglio fare un saluto al sito di caliopea.it e volevo fare un in bocca al lupo a tutti dal capitano Jack Sparrow. Elizabeth, nascondi il rum!